Che cosa ha rappresentato questa carneficina al Bataclan? Ma io direi che è stata la dichiarazione di guerra, come tra l'altro ha anche sottolineato lo stesso Presidente Hollande, la dichiarazione di guerra da parte del terrorismo islamico, islamista globalizzato, non solo a Parigi, non solo alla Francia, ma direi, e non solo all'Europa, ma direi ad una cultura, ad una civiltà, alle libertà, ai valori, alla civiltà del mondo occidentale, valori e libertà e principi che abbiamo conquistato con grande fatica, che sono stati messi in discussione. Io credo che la domanda che dobbiamo porci e che dobbiamo mettere sul tavolo è: da quel famoso 13 novembre 2015 ad oggi, lasso di tempo nel quale si sono verificati tanti altri, non solo in Europa ma anche nel resto del mondo, attentati terroristici da parte del terrorismo islamico, cos'è cambiato? E soprattutto se le risposte a un fenomeno globalizzato come quello del terrorismo islamico sono state sufficienti e sono state idonee a porre un freno a questa grave tragedia che ha colpito tutta la nostra società. La risposta che do io è che le risposte che sono state messe in campo e a livello internazionale e a livello europeo e a livello nazionale sono state Ecco. totalmente insufficienti, perché i fattori che creano questo tipo di dramma umano come il terrorismo, o questa tragedia umana come il terrorismo islamico, sono stati assolutamente insufficienti e incapaci di frenare questo fenomeno globale.